l'idea di questo panel, ma in generale l'idea di questa contaminazione per noi nasce da delle riflessioni che sono anche di carattere storico in qualche modo. Noi ci rifacciamo a alcuni degli elementi che forse sono i più significativi del Rinascimento. Nel Rinascimento quello che ad oggi, soprattutto diciamo, all'estero, ma anche in Italia, viene percepito quasi come una cartolina, Firenze, quella è la culla del Rinascimento, allora ne parliamo dei quadri, dei grandi artisti che ci sono stati, ma ci dimentichiamo che in quel periodo c'erano delle botteghe, cioè il Rinascimento era costituito da piccole botteghe, con soggetti che avevano competenze eterogenee all'interno, quindi Leonardo era un genio isolato, Leonardo non stava lì chiuso in casa, ma si confrontava nella bottega del Verrocchio con altri soggetti, mentre cercava i nuovi materiali per dipingere la Gioconda, nel frattempo pensava alla portata idrica dei navigli, quindi questa distinzione tra competenze scientifiche e competenze artistiche nel Rinascimento non era un tema in nessun modo all'ordine del giorno, anzi ognuno poteva portare le proprie specificità e produrre quell'innovazione che poi ha reso famosa l'Italia e tutto il mondo e di cui ancora oggi parliamo, appunto con questo senso un po' però sfumato di brand più che altro, più che di vera e propria sostanza. Quindi quello che ci interessa in qualche modo come Cinegross e quello che credo interessi anche a tutte le persone che sono qui diciamo, a questo tavolo di discussione, anche se magari non lo chiamano Rinascimento, è proprio questo, è proprio ricostruire delle botteghe in cui i saperi si possano mescolare. Quello che poi è successo nella storia un po' forse lo sappiamo, cioè c'è stata una rivoluzione industriale in seguito che ha diviso le specializzazioni per cui si è capito che il progresso scientifico poteva portare un valore economico immediato, una grande specializzazione, un valore economico immediato e da lì insomma la connessione tra rivoluzione industriale, calvinismo e capitalismo che in una storia complicata si sono più o meno riuniti e l'arte è diventata un po' è stata relegata al tema dell'intrattenimento molto spesso o appannaggio di una serie di soggetti viti che dopo essersi svagati, dopo aver lavorato a lungo durante la giornata hanno bisogno di svagarsi. In Italia questa cosa per fortuna non è successa in maniera così forte, nel senso che la rivoluzione industriale e il capitalismo in Italia sono arrivati con molto più ritardo rispetto che in altri contesti. E quindi in Italia si è mantenuto probabilmente uno spirito artigianale, uno spirito da bottega rinascimentale con queste contaminazioni ancora percepibili in diversi contesti. Quindi quello che è stato forse per molti anni uno svantaggio competitivo dell'Italia, quello di non avere avuto una rivoluzione industriale così strutturata, di non aver avuto un'evoluzione economica che fosse al di là del manifatturiero, che pure invece in Italia è sempre stato molto forte, ora torna ad essere invece un vantaggio competitivo. Crediamo che in Italia, e le sperimentazioni che si stanno facendo in diversi ambiti ce lo dimostrano, questa netta separazione tra arte e tecnologia, tra arte e scienza, non sia forte come in altri luoghi e si possono ancora recuperare queste competenze, queste botteghe che sono probabilmente il futuro sia della sostenibilità degli artisti e sia della riconsegna di un ruolo agli artisti che in molti casi hanno perso perché non vengono più riconosciuti se non in alcuni contesti molto specifici in delle piccole nicchie e fanno fatica, si sforzano ogni volta di dover dimostrare a che cosa servono questi artisti, ogni volta lo devono ridire, lo devono in ogni bando lo devono riscrivere, con ogni gallerista lo devono ridefinire, con ogni soggetto e quindi forse sarebbe il caso di, e questo è diciamo l'intento che spinge noi e tanti altri soggetti, sarebbe il caso di spostare proprio il punto di vista e di non chiedere più scusa, cioè gli artisti non devono chiedere più scusa né per favore per quello che fanno, perché lo portano da professionisti delle competenze incredibilmente specifiche che possono portare valore in diversi contesti. Chiaramente questi contesti è necessario costruirli. Ora, dopo questa introduzione, io vorrei lasciare la parola ai miei ospiti. Ci abbiamo con Alessandra Pioselli, che è il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bergamo, nonché curatore di questo progetto Chilometro Rosso Artist in Residence, di
cui immagino vogliamo parleremo in questo momento, un progetto che è molto affascinante. Lascio la parola a Sandra. Come Federico Bomba ha anticipato, sono qui per parlarvi di un progetto che è nato nel 2013 ed è tuttora in corso, anche se non so esattamente come si svilupperà in futuro, ed è stato promosso dall'Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara e da Chilometro Rosso, Polo Scientifico e Tecnologico, che forse non a caso si è rinominato qualche anno fa Chilometro Rosso Social Innovation District. Lascio scorrere le immagini, sono tantissime, ma non intendo commentarle, mi focalizzerò magari su qualcuno di questi progetti. Il progetto si intitola Artist in Residence Chilometro Rosso. Chilometro Rosso, per chi non lo conoscesse, è un hub di ricerca tecnologica e scientifica avanzata che è localizzato fuori Bergamo, ma a Stezzano, ma in realtà l'indirizzo è Bergamo, il cui la grande facciata rossa lungo un chilometro che scorre lungo l'autostrada è stata progettata da Jean Nouvel. Raccoglie circa una quarantina di aziende che si occupano di vari settori, dalla meccatronica all'informatica, alle ricerche nel campo dei materiali, alla biomedica, eccetera, eccetera. Per una serie di motivi che qui adesso non sto a parlare perché il tempo è breve, siamo entrati in contatto con il management di Chilometro Rosso tanti anni fa e da un incontro con il direttore comunicazione e marketing, poi nel tempo è cambiato, ma l'allora direttore, abbiamo formulato un progetto che è stata una proposta che è arrivata da parte nostra e che Chilometro Rosso ha accettato. E questo progetto consisteva nel promuovere con cadenza biennale una serie di residenze interne ad alcune aziende che per l'appunto hanno sede a Chilometro Rosso e aperte a giovani artisti ancora studenti o appena neodiplomati presso l'Accademia di Belle Arti. Dunque la parola artista si riferisce a delle persone molto giovani, generalmente sotto i 25-24 anni e in corso di formazione. Che cosa significa residenza? Residenza non significava stare per 4-5 mesi, questa è sempre stata la durata delle varie residenze, tutto il giorno e tutta la notte ospite dell'azienda, perché capite bene, questo non è sostenibile per nessuno e tantomeno per l'azienda, ma quello che abbiamo chiesto ed è stato concordato poi con Chilometro Rosso e con le varie aziende che hanno accolto e hanno partecipato al progetto era quella di ospitare per questo lasso di tempo il giovane artista e di fargli da tutor all'interno dell'azienda stessa, ovvero concordare tra l'azienda e il giovane artista una frequenza, una durata, un orario, una disponibilità che poteva variare a seconda anche dei vincoli e della logica d'organizzazione stessa delle imprese, che sono la cui natura è molto diversa l'una dall'altra, in modo che lo studente giovane artista potesse entro 4-5 mesi davvero frequentare l'azienda in un orario ed essere anche però inserito dentro gli ingranaggi della realtà stessa attraverso la presenza di uno o più tutor forniti dall'azienda che seguissero lo studente, il giovane artista, dentro questo percorso. Alle aziende difatti non è stato chiesto un contributo economico. Il contributo economico è arrivato grazie al sostegno della Banca Popolare di Bergamo, perché l'azienda si è dovuta impegnare in altri termini, nel tempo innanzitutto, nel tempo a disposizione, perché immaginate bene che chiedere a un'organizzazione anche complessa di mettersi a disposizione di un giovane artista per 4-5 mesi attraverso il proprio personale ha comunque un costo in termini di ore e tempo impiegato e sottratto invece al lavoro d'ufficio, al lavoro di ricerca. La richiesta è stata anche di sostenere in alcuni casi il progetto dell'artista
attraverso la messa a disposizione delle tecnologie oppure anche dei materiali, laddove si stava parlando di aziende che sono occupate nell'innovazione e nella ricerca proprio nel campo di materiali, come è stato per esempio con Petroceramics, che fa ricerca nei materiali ceramici avanzati. Per capirci, produce tra l'altro anche i dischi specchianti che vengono utilizzati per i satelliti spaziali. Il punto da sottolineare è che questo progetto di incontro tra la ricerca artistica e la ricerca scientifica e tecnologica ha un impianto formativo. L'obiettivo è quello di offrire a dei giovani studenti, dei giovani artisti in corso di formazione, un ambiente virtuoso in cui sviluppare e sperimentare la propria ricerca, a contatto però con un contesto innovativo, con un contesto cross-disciplinare, attraverso il confronto con discipline e ambiti di ricerca che non sono proprio quelli propri dell'arte, che vanno, ho detto prima, dalla meccatronica all'informatica, alle ricerche nel campo della biomedica o dei materiali. L'altro punto importante è che il processo, quindi il processo di incontro tra i giovani artisti e i professionisti, i ricercatori, scienziati interni all'azienda, il processo di incontro è il punto fondamentale del progetto, che è finalizzato sì alla produzione di opere, e qui per l'appunto ne vedete diverse, poi qualcuna la commenterò anche, ma mi preme sottolineare che è il dialogo, ovvero tutto quello che accade durante i 4-5 mesi di residenza e di dialogo, la parte importante. L'opera, il progetto finale, è la conclusione di un percorso e posso anche dire che sono uscite poi opere e progetti piuttosto interessanti e del tutto inaspettati, inediti, ma il dialogo e quel momento di scambio che si struttura all'interno dell'azienda è il momento importante. Ho parlato di formazione, ma mi preme anche sottolineare che la formazione non deve essere unilaterale. Vero è che l'azienda si mette a disposizione di giovani in corso di formazione, e come Accademia è chiaro che abbiamo una missione formativa, ma ci premeva anche che questo rapporto, questo dialogo non fosse unilaterale, non fosse solamente l'azienda che dà, che offre a noi e all'artista, ma capire come il giovane artista dentro queste logiche aziendali potesse restituire non solo in termini di opera, ma anche di competenze, di metodologie, di processi, di idee, di visioni, qualcosa all'azienda stessa. Da parte dell'Accademia posso dire che il nostro progetto formativo è stato sempre impostato sull'idea di spingere i giovani artisti al confronto con sistemi che siano extra artistici, cioè sistemi che vadano al di là anche dello schema produzione di opere, galleria, mercato, museo, secondo il percorso che si presuppone essere quello classico per chi poi è fortunato a percorrerlo. Ma lo stesso intento è stato proprio quello, attraverso questo progetto o altri progetti, di spingere gli studenti al confronto con contesti disciplinari e saperi altri, per allenarli ad immaginarsi come artista anche in altri contesti, per inventarsi anche altri canali di produzione di opere, di produzione innanzitutto di senso, che porta poi a interrogarsi sul ruolo sociale e culturale dell'artista e dell'arte nella nostra contemporaneità. Se si lavora fuori dal sistema, in uno spazio quindi tra virgolette non protetto, che cosa succede? Quali sono le competenze che gli artisti, quindi questi giovani, possono mettere in campo o allenarsi a mettere in campo? Quindi l'obiettivo del progetto è articolato e stratificato, è un obiettivo sì di incontro della ricerca scientifica e tecnologica con la sperimentazione artistica, ma
anche finalizzato proprio a un'ottica di riflessione su quello che è un possibile ruolo dell'artista all'interno di sistemi altri che non siano quelli stretti del sistema dell'arte contemporanea. Dicevo prima il rapporto non unilaterale, perché quando parlo di processo e di dialogo è interessante anche capire che cosa i professionisti, i ricercatori e le aziende hanno ricevuto da questo progetto. Abbiamo fatto un'indagine, mi sono segnata alcune cose che dirò velocemente, e sono usciti tanti aspetti. L'interesse, per esempio, che hanno dimostrato alcuni professionisti a vedere come gli input suggeriti dalla ricerca tecnologica si sarebbero trasformati in un'opera d'arte contemporanea. Curiosità e l'interesse per aver riscontrato, per esempio, delle analogie di metodo tra la ricerca scientifica pura, quindi non applicata, ma pura e avanzata, cioè quella che non è finalizzata al risultato utilitario, con la ricerca artistica che di per sé non ha un intento meramente utilitario. Dunque ci sono stati proprio dei discorsi sul confronto e questa scoperta di affinità metodologiche tra la ricerca scientifica avanzata e quella artistica, che sono venute fuori proprio per esempio dai ricercatori dell'Istituto Mario Negri, che è un istituto, che è una fondazione no profit che si occupa di ricerche in campo medico. Questo per esempio è il lavoro di un giovanissimo che è Marco Manzoni, che ha Champs-Élysées è il titolo, ma è una, qui vedete se ci sono i materiali, agar agar, che è un materiale ferroso dentro il quale sono stati innestati dei microrganismi e dei batteri che l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mediche Mario Negri utilizza nella sperimentazione sulle cellule staminali a favore della ricerca contro il tumore, di sostegno alla ricerca sui tumori, c'è un piccolo pezzetto di meteorite all'interno di questa sfera, di questa piccola sfera che è protetta da una tica di vetro, l'idea è quella dell'innesto di un corpo estraneo all'interno di un altro corpo e che cosa succede attraverso questo innesto. Il microorganismo è destinato a proliferare e piano piano a distruggere questa sfera, che difatti oggi è sciolta, è quasi inesistente perché si adagia su se stessa a causa delle reazioni batteriche interne, lasciando però questo piccolo pezzo di meteorite che ci connette all'idea dell'universo e dell'esplorazione di altri mondi. E quindi un lavoro peraltro anche che ha livelli anche di teorici piuttosto complessi, che però qui non posso velocemente dire. L'Istituto Mario Negri, che si occupa anche di formazione e che ha quasi la metà del proprio personale sotto i 30 anni, sono tutti giovanissimi ricercatori, e questo fa onore a questa straordinaria realtà italiana. Per esempio, ritiene importante, sono le sue parole, che l'organizzazione scientifica, cioè l'Istituto, sia percepito dal territorio come una realtà complessa, aperta a altre ricerche culturali, ai giovani e alla formazione. E credo che questo sia uno dei punti del fatto che i soft skill che l'arte può portare possa partecipare anche a riscrivere una diversa relazione dell'azienda, qui è un istituto di ricerca, ma faccio un discorso più generale dell'azienda, il rapporto al proprio territorio di riferimento, cioè un discorso di ricaduta innanzitutto nel territorio di prossimità. Altri hanno sottolineato il valore dell'esperienza umana, quello che si scatena, che succede nel dialogo interpersonale tra l'artista e le persone, proprio il livello umano dell'esperienza.
Altre ancora, ed è l'altro appunto sicuramente interessante, anche se poi non quantificabile in termini numerici o quantitativi, è l'apertura mentale che il rapporto tra discipline differenti può scaturire e probabilmente anche essere portatore di processi che vanno al di là delle procedure consolidate, degli iter che la ricerca tecnologica e scientifica deve anche rispettare, proprio le procedure giornaliere e di ricerca, e che però possono essere scombinate dall'innesto di una figura altra che è estranea a tale procedure e che in qualche modo le forza o porta a verificarne i limiti, i vincoli, intravedendo magari altre possibilità. Questo del confronto interdisciplinare è un aspetto che è spesso uscito nel discorso fatto post progetto da parte proprio dei nostri interlocutori, cioè questo dell'importanza, dicono, di spostarsi dai tecnicismi e dai meccanismi consolidati e a tal fine attraverso esattamente lo scambio di saperi. Dunque la prospettiva è quella di una crescita culturale. E qui forse il quarto d'ora è terminato, non lo so, avvisatemi voi. Dicevo, la prospettiva alla crescita culturale che naturalmente non è quantificabile, ma credo che qui intervenga una parola chiave, la parola è fiducia, nel senso che bisogna avere fiducia nel fatto che la cultura, l'investimento culturale a lungo corso, con dei tempi e degli spazi insondabili, partecipi a spostare le visioni. Certo, questo è un punto delicato perché all'interno di un'organizzazione o di un'azienda che è dettata anche dalle logiche di utilità o di risposta, di verifica del funzionamento del prodotto, si scontrano quasi due temporalità, quelle della cultura che ha tempi estremamente lunghi e anche non pianificabili e non insondabili, e invece delle logiche che sono anche di produzione e di marketing che hanno bisogno di risposte altre. Certamente quello che posso notare è che poi le persone sono sempre le figure chiave, cioè laddove ci sono professionisti particolarmente interessati a discorsi culturali ampi, allora l'incontro tra gli artisti e l'impresa avviene anche felicemente, proprio perché l'impresa non si aspetta dall'artista quegli esiti in termini utilitaristici che invece spesso va a cercare, ma che invece sono strade, penso, anche fallimentari. Intendo laddove l'azienda non richieda interventi in ambito di comunicazione o riqualificazione degli ambienti o di design di prodotto, ma laddove invece lo scambio è meramente ma profondamente a livello di culturale, uno scambio culturale non finalizzato. Credo che questo sia però un punto estremamente ambiguo proprio per quell'insondabilità che ha la cultura nel creare davvero trasformazione del pensiero, perché chi può dire poi, chi ha incontrato i nostri giovani artisti, come ne è stato realmente trasformato e che cosa ha poi portato nelle logiche di lavoro quotidiane delle aziende. Questo non c'è dato davvero di sapere, ma è un discorso davvero complesso. Posso dire che ci sono stati dei casi in cui, come Petro Ceramics, un lavoro, adesso non torno indietro, ma uno dei lavori iniziali, l'artista che ha lavorato con loro ha sperimentato, ha cotto in queste forme industriali dei materiali che l'azienda non aveva mai sperimentato, ovvero materiali organici, intendo spugne, rametti, foglie, elementi naturali, e ne sono uscite tutte delle specie di sculturine fragilissime, ma in realtà solidificate, perché nel momento in cui sono cotte sono carbonio,
peraltro hanno la stessa componente chimica che hanno tanti materiali che navigano nello spazio, non dico quelli artificiali ma di un viscolo spaziale, ma la sperimentazione che questo ragazzo ha fatto ha talmente interessato l'azienda che alcuni giovani che professionisti che lavoravano per questa azienda hanno creato una startup e gli hanno proposto l'assunzione a tempo indeterminato proprio per fare ricerca nel campo dei materiali, che lui ha rifiutato perché voleva fare l'artista. Questa è la conclusione, questa è la conclusione. Quindi anche quando c'è un esito pratico che dici, ah, pensa, finalmente, allora qualcosa succede davvero, e poi va così, va così. Altri esiti sono stati con Umania, che è un'agenzia, società che si occupa di design thinking e fa formazione per le imprese, che ha utilizzato i progetti delle tre artiste, progetti anche piuttosto complessi e anche piuttosto critici e decostruttivi nei confronti del lavoro dell'Umania stessa, ma li ha utilizzati all'interno dei propri programmi di formazione per le aziende, ritenendo che queste artiste che avevano lavorato sul metodo di Umania, mettendolo in luce, decostruendolo attraverso un lavoro estremamente complesso, che anche qui è un po' troppo lungo spiegarvi, ma il lavoro è questo qua. Questo tavolo, con questo grande, lunghissimo titolo, questa macchina utensile e con tutti questi elementi, questo è un progetto di Giusy Lalicata, che era nostra studentessa, quindi giovanissima, e che ha decodificato la metodologia di lavoro di Umania e l'ha in qualche modo decostruita attraverso tanti elementi ricomposti poi su questo tavolo, mettendo di fatto a nudo, bisognerebbe andare proprio a sfogliare, leggere, vedere da vicino, ma mettendo a nudo il metodo stesso. È stato dunque un lavoro di autoriflessivo che Umani è stata costretta a fare attraverso il lavoro di Giusy. Ma ecco, ma Umania, come dire, Umania si occupa essa stessa di formazione e quindi in qualche modo ha trovato la strada per inglobare il progetto dell'artista dentro poi i propri progetti. Io volevo fare solo, mi sono segnato qualche appunto perché mi sembra molto, cioè sono usciti tantissimi argomenti da questa breve tantissimo materiale da approfondire. Uno è quello, diciamo, tu hai cominciato con il responsabile comunicazione marketing, sì, perché questo sì, è quello che succede di solito anche nella nostra esperienza, l'esperienza di Sinegrosso, almeno con l'impresa ci si aggancia su quelli per poi capire obiettivamente che questo non è il nostro obiettivo, ma è un cavallo di Troia, spesso volentieri entrare nelle aziende da quel settore lì per andare poi invece a relazionarsi con i reparti di ricerca e sviluppo e con i reparti di risorse umane, cioè con i dipendenti e con coloro che producono innovazione, che sono due mondi più difficili da penetrare, perché nel pregiudizio, nella vulgata, gli artisti fanno, diciamo, le foto, fanno i quadri, fanno la musica e quindi usiamo per la comunicazione esterna, per fare lo spot pubblicitario, per fare questo e quell'altro, invece una volta che poi entrano, l'utilizzo di un'altra faccenda molto importante che ha tirato fuori Alessandra sulle soft skills, le soft skills degli artisti possono essere molto utili soprattutto negli altri settori. Cioè, è chiaro che un artista può fare una fotografia o può comporre una musica o fare un video e l'azienda lo utilizzerà, ma questo lo sappiamo già. Quello che non sappiamo ancora è che le aziende scoprono quando un artista entra e che l'artista può fare molto altro. E quindi anche l'importanza di fare formazione, di un progetto formativo come quello di Chilometro Rosso Artist in Residence, è di iniziare a scardinare un po' dei pregiudizi che ci sono da entrambe le parti, quindi sia da parte degli artisti che vedono delle aziende il male, quelle che producono solamente profitto, quelle che guardano solamente i numeri, e non è così, perché le aziende sono delle vere e proprie comunità di persone, prima di tutto, sono dei luoghi in cui si ritrovano esseri umani dalla mattina alle 8 alla sera alle 19
a frustrarsi, a essere felici, a sperare, a fare quello che si fa, che tutti gli esseri umani fanno nella vita, e quindi l'ingresso di un artista cambia radicalmente la percezione di quello che è l'azienda, di quello che è il dipartimento nel quale l'artista entra, e fa quella cosa famosa di cui tutti gli operatori culturali si occupano negli ultimi anni, che è l'audience engagement e l'audience development. Cioè, in azienda si entra a lavorare con una quantità di soggetti che mai e poi mai andrebbero a teatro, andrebbero nei musei, andrebbero nei concerti. Insomma, il 90% di quelli non ci andrebbe mai, perché è impegnato con la famiglia, perché preferisce andare al centro commerciale o per qualsiasi altra ragione. Invece portare direttamente l'arte dentro le imprese diventa un modo per ampliare il pubblico e per sensibilizzare e per migliorare la qualità dei contenuti in generale. Quindi questi elementi sono cruciali. Allo stesso tempo, quindi, le diffidenze da parte di tutte e due le imprese, che pensano che gli artisti abbiano la testa per aria, che siano dei soggetti poco comandabili, no? E che possano solamente scombinare le carte e non avere con la loro metodologia a portare valore. Poi vediamo invece nei progetti che abbiamo visto, per Umania, per l'Istituto Negri, vediamo che questo è l'altro che voleva assumere, quindi capiscono, una volta che gli artisti entrano, che c'è una produzione di valore. Quindi si cambia il contesto, dai contesti dei musei, dei teatri, dai contesti che siamo abituati, in cui siamo abituati a pensare le produzioni artistiche, si leggono, si studiano e si lavorano le produzioni artistiche all'interno direttamente dei luoghi di produzione, dove le persone ne stanno e dove tutti i giorni ci si incontra per fare le cose. L'altro tema, secondo me molto importante, è che anche in questi progetti si evidenzia il fatto che stare in azienda, andare in azienda per un artista non significa fare una marchetta, quindi non significa piegarsi alle esigenze dell'azienda e fare quello che l'azienda desidera e fare il video promo che almeno l'azienda è felice, ma si possono fare, se il progetto funziona bene, si possono fare delle sperimentazioni artistiche di ricerca davvero interessanti.